È tempo di pensare alla ghirlanda di Natale. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video nuovo dedicato al Natale. Creiamo insieme la ghirlanda fuori porte. La creiamo sempre in maniera low cost, semplicemente con della carta. Quindi venite con me sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra ghirlanda di carta. Allora, innanzitutto ci occorreranno due stelle di Natale, di quelle che abbiamo fatto insieme qualche video precedente. Vi metto qui il link al video, lo trovate anche nelle schede informazioni, lo trovate anche qui sotto nel box informazioni. Sono facilissime da fare e quindi ne servono due di misure leggermente una un po' più piccola dell'altra. Poi della carta potete usare della semplicissima carta per fotocopie, della carta da disegno leggera. Ci occorrerà anche una ghirlandina di polistirolo. Quella che vedete adesso non sarà la stessa di quella che vedrete alla fine del video, perché purtroppo questa parte del video io già l'avevo girata ed è saltata completamente, si è dispersa, quindi la sto rigirando e ho preso una ghirlandina che avevo a casa come esempio. Quella con cui ho fatto il lavoro la vedrete più avanti, è un po' più spessa e un po' più larga di diametro, ma il concetto rimane perfettamente lo stesso. Un pennello, un paio di forbici. Della colla avremo bisogno sia della colla vinilica, la Vinavil, sia della colla acetovinilica, la Block, oppure in alternativa a questa la colla a caldo. Del glitter dorato e un tagliavalza. E poi avremo bisogno di un accendino, mi raccomando che sia di una marca buona e non una cineseria. Come prima cosa dobbiamo ricavare tanti quadratini di carta. Cosa facciamo? Noi pieghiamo la carta così, a fisarmonica o arrotolata sempre su se stessa, e tagliamo tanti quadratini di carta che siano una decina di centimetri per una decina di centimetri. Ora, ok? Tanti fogliettini così, ma ve ne servono proprio tanti tanti tanti. Arrotoliamo i nostri fogliettini e cominciamo a sbruciacchiarne i margini. Per fare questa cosa io prenderò i gruppetti di foglietti a 5 a 6 foglietti, li arrotolerò, quindi con un accendino ne brucerò le estremità e spegnerò quando sarò soddisfatta del grado di sbruciacchiamento da una parte e dall'altra. Attenzione, se siete piccoli non fate questo lavoro voi, fatelo fare ai vostri genitori. Per piccoli intendo se siete minorenni, ci sono dei lavori che è meglio far fare ai propri genitori. Allora, finito di sbruciacchiare il laterale di ogni foglietto, accertatevi che abbia finito di sbruciacchiare, ok, così, sbruciacchiate anche gli altri due lati. A questo punto prendiamo un tagliabalza e pratichiamo dei tagli che vadano da oltre la metà, così, senza andare troppo in profondità, da oltre la metà interna fino a oltre la metà esterna, senza però compiere il giro completo. Quindi tagliate da oltre la metà, andate avanti a oltre la metà e fate tanti di questi taglietti paralleli l'uno all'altro a una distanza di mezzo centimetro circa l'uno dall'altro. A questo punto prendiamo i nostri fogliettini e, come sempre quando trattiamo la carta in questa maniera, appallottoliamola ben bene, appallottoliamo tutti i nostri fogliettini, li chiuderemo angolo su angolo così, e anche angolo su angolo, e metteremo questa parte all'interno di ogni fessura, così, uno, due, e anche in maniera abbastanza disordinata, non c'è bisogno che seguano tutte una direzione o tutte un verso, e poi piano piano apriremo i vari lembetti di carta, così. Volendo, questa parte potrete anche assicurarla in questa maniera, bagnando prima di mettere qualsiasi foglietto di carta la vostra fessura con della colla vinilica, così.
questo fare in modo che quando la carta, guardate, io la posso mettere, la chiudo così, ecco, quando la carta entrerà all'interno della prima fessura ci rimarrà automaticamente appiccicata, e così via per tutte le fessurine. Benissimo, inserisci, rotola, guardate un po' quanta carta abbiamo messo e guardate che bella piena la nostra ghirlanda. Adesso questa sezione non voglio farla così, voglio farla più liscia e applicare qualche fiore. Quindi prendo una striscia di carta, così, che ho ritagliato dal tubolare di carta, la stringo e ne brucio i margini a destra e a sinistra. Anche qui, solita raccomandazione, attenti a non bruciarvi. Soffiate e poi spegnete sul piattino come fosse una sigaretta. Prendo un pochino di colla con un pennello stavolta, giro la mia ghirlanda e volto dietro. Per adesso mi occupo solamente della parte priva di decorazione, poi ovviamente fodererò anche il resto della mia ghirlanda e sporco con un po' di colla. La colla la metto solo sul retro, così. E faccio aderire la carta, così, sul retro. Quindi giro la mia ghirlanda e piano piano avvolgo alla parte scoperta del polistirolo. Ok, quello che avrò alla fine del mio lavoro sarà questo, quindi una parte che poi dovrà essere vista così, tutta la ghirlanda e una parte invece ancora scoperta. Qui voglio adagiare dei fiori e delle decorazioni, andiamole subito a fare. Allora, ho varie palline che adesso rivestirò sempre con la carta sbruciacchiata. Prendo un fogliettino, lo divido in più parti, metà, 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 bene così, e faccio una sorta di petalo da una parte e dall'altra, così, che vado subito a sbruciacchiare nei margini, poco poco, questo è già piccolo, se no non ne rimane più nulla. Voilà, quello che avremo saranno questi petalini. Come prima cosa ritaglio due cerchietti piccolissimi, così, che anche se non sono cerchietti perfetti non ci fa niente, e con il mio pennellozzo sporco tutta la pallina di colla. Qui ci sporchiamo le mani, ragazzi, e vabbè. Prendo uno di quelle palline, uno di quei cerchietti, e lo adagio. Prendo l'altro petalo e l'altra pallina e la metto esattamente dall'altra parte e faccio aderire per quello che si può. Adesso cosa faccio? Prendo un petalo di quelli che avevo preso prima e lo adagio all'estremità della pallina. Bagno ogni fine petalo con la colla e li appoggio uno accanto all'altro. Chiudo verso il basso la mia pallina, anzi i petalini della mia pallina, e imbibisco ben bene di colla la parte restante. Messa la colla su tutto, bagno il retro e attacco i nuovi petalini. Quindi divido in quattro un foglietto e con le forbici taglio una goccia, ma lascio unito il centro. Ok? Vi faccio vedere, guardate, taglio questa goccia del tutto irregolare, ma lascio unito l'angolo. Quello che viene fuori è una cosa così, ok? Ora
la richiudo per sbruciacchiarla e poi la appiccico al retro. Metto un punto di colla al centro, prendo la bacca che ho creato prima e alloggio il tutto. E quello che avremo ottenuto sarà questo, una sorta di carciofino, sì, una specie di bacca, ecco, che insieme a tutto il resto andrà a comporsi proprio qui sulla mia ghirlanda. Adesso farò un paio di bacche totalmente dorate, quindi stempero della colla su tutto, così, e tufferò le mie pallotte all'interno proprio del glitter. Yuhu. Tac, ne prendo anche un'altra, tac, agito bene, le faccio prendere tutte ben bene di glitter, le tiro su, guardate un po' che belle. A questo punto attacchiamo la pistola a caldo e continuiamo però la definizione della nostra ghirlanda, che lasciata così è un po' brutterella. Allora prendo dei foglietti che avevo precedentemente sbruciacchiato e con la colla rivesto tutto il rimanente retro a simulare la continuazione della cordata centrale. Quindi cospargo tutto il retro abbondantemente di colla vinilica. In questo momento il retro è veramente inguardabile, quindi dobbiamo renderlo presentabile. Seguendo l'andamento che avevamo dato, continuo ad appiccicare le mie carte. L'eccesso ovviamente lo elimino. Ok, abbiamo quindi rifinito dietro la ghirlanda e adesso qui, appena decideremo qual è il centro, quindi quassù non ci sbagliamo, poi metteremo anche l'attacchino. E adesso attacco con voi le stelle di Natale. Mi metto proprio a favore di videocamera, colla a caldo, pistola a caldo, e proprio qui. Ora che c'è la carta posso usare la pistola a caldo. Prima chiudo e sistemo la mia sterlizia. Qui metterò l'altra. Chiudo. Voilà. Così, e poi assemblo le pallette luminose, ne metto una qui, un'altra accanto, le metto proprio tutte e tre vicine e nel centro applico il bocciolo. Voilà, così. A questo punto, se vogliamo che la nostra ghirlanda sbrilluccichi tutta anche qui dove ci sono le foglie, basterà spruzzare un pochino di colla su tutto, così, due giretti. Quindi con il nostro glitter andiamo a mettere così tra le pagine un po' di polverina sbrilluccicosa, senza esagerare troppo. Una volta finito, ripassiamo il tutto di nuovo con la colla per fissare il glitter. Ok, come dal parrucchiere con la lacca, no? Il colpo finale. Bene, quando la luce toccherà le pagine della nostra ghirlanda, questa illuminerà tutto l'ambiente col suo bagliore. Una cosa voglio dirvi, non ho messo le luci e non le ho messe apposta perché non ho luci bianche che potessero mimetizzarsi e quindi la cosa diventava un po' cafona. Invece se avete delle luci che stanno in accordo con questo, ma che siano delle luci fredde, quelle con LED, quelle con le batterie, insomma, non attaccate alla presa di corrente, potete anche inserirle nella costruzione, sta a voi. Bene, guardate il particolare con le stelle di Natale e tutto il resto. Diciamo che è venuta carina, no?
adesso vi lascio le foto e poi noi ci vediamo ancora di là. Bella la nostra ghirlanda, veramente veramente fine, delicata, potete utilizzarla sia come fuoriporta che come centrotavola con un cero in mezzo, è davvero carina e farete un gran figurone con pochissimi euro. Spero che questa idea vi sia piaciuta, personalizzabile in 250.000 modi diversi. Fatemi vedere su Instagram la vostra versione mettendo l'hashtag Natale Arte per Te, in modo che io possa commentare le vostre creazioni natalizie. Bene, se questo video vi è piaciuto vi prego regalatemi un pollice in su e soprattutto condividete il video sulle vostre pagine Facebook, e di questo io vi sono sempre stragrata, e soprattutto rimanete con me per questo Natale sia sul canale Ombretta, il mio canale di lifestyle, che sul canale Due Cuori Una Cappa, il mio canale di cucina che ho insieme a Gabriele. Basta cianciare, non mi rimane che salutarvi, corriamo tutti a preparare le nostre ghirlande e noi ci rincontriamo qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!